E Radio Radicale, siamo con la senatrice Beatrice Lorenzin del Partito Democratico per parlare della legge di bilancio, ma di un aspetto. Allora, tutti quanti parlano del reddito di cittadinanza, però ci sono altri aspetti della legge di bilancio che stanno facendo discutere, ovvero come sono state, diciamo, non aumentate, io uso questo eufemismo, le spese per la sanità. Allora, che cosa sta succedendo su questo settore? Ferme le difficoltà per il caro energia che insomma sta rendendo le cose difficili a tutto il paese. Ma guardi, se lei si ricorda bene, già prima della campagna elettorale, noi come Partito Democratico e io personalmente come responsabile per le politiche sanitarie avevo messo in campo un alert. Attenzione, perché noi avremo da un lato il caro bollette che prenderà gran parte della legge di bilancio, già lo avevamo, diciamo, previsto, e dall'altro lato l'inflazione che cominciava già ad arrivare alle due cifre. Attenzione a che questo non si ripercuota sul Fondo Sanitario Nazionale, perché rischiamo e rischiamo. Chiamiamo e abbiamo oggi la certezza seriamente che si trascurasse il necessario aumento del fabbisogno del fondo sanitario della salute per diciamo, agevolare altre partite di spesa. È evidente che tutti hanno bisogno, ma è ancora più evidente, ce l'ha reso chiaro la pandemia a tutti, che se noi non portiamo a compimento le riforme necessarie del sistema sanitario nazionale, il servizio salta e questo apre un fronte sociale enorme rispetto alle persone malate e ancora di più rispetto a quelle regioni da sempre in sofferenza, e cioè le regioni del sud. Quindi l'elemento delle diseguaglianze diventa dirimente e non più risolvibile. Ora, che cosa è successo? Noi già nel TER, aiuti TER, avevamo provato a trovare le risorse per completare la copertura dei fondi delle regioni per le spese Covid. Lì non era possibile e ci avevano dirottato sulla legge di bilancio. Oggi sulla legge di bilancio non c'è niente. Quindi tu hai, rispetto al fabbisogno normale delle regioni, hai più di 3 miliardi fuori, coperti solo parzialmente dallo Stato. Il caro energia non coperto è di 400 milioni. Quindi siamo a 3 miliardi e 4, c'è le spese per il personale, che è vero che erano state vincolate a una parte, ma non sono sufficienti per rispondere al fabbisogno dei prossimi anni, e quindi carenza di medici e carenza di infermieri, i livelli essenziali di assistenza bloccati per la seconda volta in conferenza Stato-Regioni, che vuol dire non accesso a diagnostica, terapie e ausili per praticamente tutta Italia. Lei capisce che questa prospettiva, qui si aggiunge l'inflazione e avremo un'aggiunta cumulata del 18% dal 2023 previsto di spesa. Questo è insostenibile, cioè ci fa sembrare un pannicello caldo quello che è successo nel 2012. Quindi rischiamo di entrare in una nuova fase di austerity in un momento in cui invece il Servizio Sanitario Nazionale aveva bisogno di tutte le sue forze. Così salta anche il PNRR, saltano le case di comunità, salta la riorganizzazione delle cure primarie, salta l'assistenza domiciliare. Tutti noi penso che abbiamo capito che durante una crisi economica il tema della salute e della salute delle persone anziane diventa essenziale, diventa più importante di altre cose. Quindi su questo c'è veramente un grande grido di allarme. Noi avevamo proposto già durante la campagna elettorale di mantenere quest'anno al 7% PIL. È evidente il finanziamento del fondo, è evidente però che Adesso a che livello è? adesso andrà al 6,2, cioè collassa. È evidente però che abbiamo un ulteriore problema, che andiamo verso la recessione, ma i costi fissi quelli sono, anzi aumentano. Quindi abbiamo bisogno di uno stanziamento adeguato dal punto di vista proprio assoluto, a prescindere dal finanziamento del PIL, che ricordo che essere al 9,5 in Francia e in Germania, e riuscire a risolvere quei nodi principali del sistema sanitario nazionale che abbiamo di fronte. Certo non è il Calderoli la risposta, perché dall'altra parte la Lega ci presenta un progetto di autonomia differenziata senza limiti, senza valutazione dei LEA, senza valutazione dei LEPS, che vorrebbe dire acuire ancora di più queste distanze che non ci sono soltanto tra regioni del sud e regioni del nord, ma oggi all'interno delle stesse regioni, anche al nord, tra centro e periferie. Senta, il sistema, lei mi ha parlato di tanti aspetti. Allora, il sistema ospedaliero come ne risentirà?
Manley sente innanzitutto non risolvi il problema della carenza dei medici e della carenza dei medici di pronto soccorso, che tra l'altro ti si aumenta anche con il regime forfettario delle partite IVA all'85%, quindi continui ad avere un dislivello tra gli assunti e quelli che sono fuori. Hai un problema di carenza di materie prime, hai un problema di autorizzazione ai medicinali innovativi e alla diagnostica, hai un problema nell'organizzazione stessa della rete ospedaliera e dei budget, quindi rischiamo veramente che si trovano senza budget. Allora, secondo lei è una questione di volontà politica o è un momento di difficoltà oggettiva? Perché per esempio io ho visto che è nato un osservatorio salute dove ci sono un po' tutte le forze politiche. Allora, ci troviamo di fronte a una difficoltà oggettiva o c'è proprio la volontà politica di... Guardi, tra gli addetti ai lavori della salute, tra cui mi ci metto anch'io, noi lavoriamo sempre in modo trasversale perché siamo sempre la Cenerentola, no? E quindi certo, bisogna cercare, e poi perché è un settore di complesso, quindi o tu ascolti le categorie e poi recepisci quello che ti dicono o di fatto non vai da nessuna parte. Io credo che ci sia anche un tema di grande debolezza nel governo rispetto a chi ha il Dicastero della Salute, perché lì è ovvio che c'è stato un suc con una specie di braccio di ferro, dove la Lega si è portato a casa la flat tax sulle partite IVA e quell'altro si è portato a casa un piccolo pezzettino, quando invece le priorità del sistema paese sono sinceramente altre. Va bene, speriamo che nella legge di bilancio qualcosa si riuscirà. Io spero che riusciremo a lavorare con buon senso, perché qui non si tratta di avere una giacca politica, si tratta di lavorare sulla salute e quindi la vita delle persone, che credo che sia quello che viene prima di tutto. Grazie alla senatrice Beatrice Lorenzin del Partito Democratico.